La formazione deve essere informata, deve essere comunque comunicata. Però è fondamentale, e in questo mi sto battendo da tantissimo tempo, da tantissimi anni, soprattutto nella nostra regione, del fatto che anche gli informatori devono essere formati, cioè i giornalisti devono essere formati. Il giornalismo ha un ruolo fondamentale. Il giornalista non si può permettere di non essere formato rispetto alla notizia che deve trasmettere alla collettività, perché è una sentinella di legalità, è una sentinella di trasmissione di conoscenza, perché noi veniamo a conoscenza delle tematiche che riguardano il diritto, che riguardano anche i fatti sul nostro territorio, a livello nazionale, dei grandi processi. Io mi occupo di mafia da 15 anni, quindi di questa tematica grazie alla stampa. Due querele con richiesta di risarcimento danni, la prima per 1 milione di euro, la seconda per 350 milioni di euro. La prima si è conclusa nella fase istruttoria, la seconda invece è stata particolarmente dolorosa perché sono stato costretto ad andare a giudizio. Sono stato rinviato a giudizio e per 5 lunghi anni sono stato costretto a subire questa infamante accusa di aver diffamato un imprenditore che aveva delle presunte collusioni con la mafia. È stato difficile perché quando uno va a processo, soprattutto se è una persona onesta, anche se ha scritto e raccontato di mafie per tutta la vita, quando si trova in un tribunale, vi posso garantire che essendo persone oneste vi tremano le gambe. E quindi io ho affrontato questo processo con grande dolore, con grande fatica e non solo per il fatto che mi era stato chiesto un risarcimento danni di 350 milioni di euro, ma per il fatto di dover continuamente viaggiare dalla Canada all'Italia e dovermi in un certo senso difendere da questa accusa. Alla fine sono stato prosciolto perché il fatto non sussiste, però vi posso garantire che quel tipo di querela è una grande minaccia per la libertà di stampa. Si chiamano querele temerarie. E c'era stata anche una proposta.